ai piedi del Signore per prendere da Lui l'avvio. Viene un momento nella nostra vita individuale e nella vita del gruppo, un momento in cui bisogna fermarsi per vedere se la strada che facciamo è quella buona o quella non buona, e se c'è il Signore in mezzo a noi, sì o no. Ecco perché vogliamo dare inizio a questi incontri settimanali per rivederci, per riconoscerci, fratelli tra di noi, per fare memoria di quello che è avvenuto, per confrontarci con i nostri inizi, per sostare un momento nella riflessione. Il testo iniziale è quello del profeta Geremia. Fermatevi sulle strade e guardate. Informatevi circa i sentieri del passato. Dove sta la strada buona e prendetela. Così troverete pace per le anime vostre. Ma essi risposero: non la prenderemo. Io ho posto sentinelle presso di voi. Fate attenzione allo squillo di tromba. Essi hanno risposto: non ci baderemo. Per questo ascoltate, o popoli, e sappi, o assemblea, ciò che avverrà di loro. Ecco, di fronte all'invito di fermarci, noi possiamo prendere così una decisione. Ci saranno quelli che diranno: fermiamoci un momento e informiamoci qual è la strada buona da prendere. Ma ci potranno essere di quelli i quali diranno: no, noi non ci fermeremo. Ecco, noi stiamo dando lo squillo di tromba, noi sentinelle stiamo dando lo squillo di tromba. Fate attenzione allo squillo di tromba. A questo squillo di tromba ci saranno di quelli i quali presteranno attenzione a quello che si dice, ma ci potranno essere di quelli i quali rispondono: noi non badiamo allo squillo di tromba. Allora è diversa la sorte. Noi siamo i timorati di Dio. Voi avete assentito lo squillo di tromba, vi siete fermati. E adesso insieme noi timorati di Dio, voi, noi tutti che abbiamo sentito lo squillo di tromba, ecco, noi vogliamo fare memoria. Memoria di quello che è accaduto in mezzo a noi.
perché è in questa memoria che dobbiamo attingere forza. Vogliamo informarci. Ecco, tutti vogliamo informarci di quello che c'è stato, di quello che è avvenuto, di quello che è avvenuto agli inizi della nostra vita carismatica, di quello che è avvenuto all'inizio della vita di questo gruppo, di quello che è avvenuto all'inizio del movimento carismatico, quando il Signore irruppe nella Chiesa. Vogliamo sapere quello che successe nel 1967, quello che successe nel 1975, questo gruppo, quello che successe per ciascuno di noi quando abbiamo ricevuto l'effusione. Dunque è una memoria a tre livelli, una memoria personale in cui dobbiamo informarci di quello che è avvenuto in me al momento dell'effusione, un secondo livello, quello comunitario, quello che è avvenuto qui all'inizio del gruppo, perché il nostro carisma particolare affonda la radice nel carisma comunitario della noce, e a terzo livello quello che è avvenuto agli inizi, perché noi attingiamo al carisma fondamentale quando lo Spirito bussò alla Chiesa Cattolica. Fare memoria. Dunque si tratta di ritornare agli inizi e ricordare. E l'inizio è Cristo Gesù. Ecco perché questa sera tornare agli inizi significa tornare a Gesù che giace nella grotta di Betlehem. Betlehem è il punto in cui c'è la convergenza tra cielo e terra e da cui si parte per ogni cammino. Su Betlehem converge Maria quando parte da Nazareth, converge Giuseppe quando accompagna Maria. A Betlehem converge Dio, fatto uomo nel grembo di Maria. A Betlehem convergono i magi guidati dalla stella. A Betlehem convergono i pastori avvisati dall'angelo mentre vigilavano, vegliavano sul reggere. Il punto di convergenza è Betlehem. E di lì si parte. Di lì partì Gesù per l'Egitto. Di lì partì Maria, Giuseppe. Di lì partirono i magi. Di lì partirono i pastori. Di lì dobbiamo partire noi. E allora andiamo a Betlehem. E vediamo quello che è avvenuto, perché anche noi siamo andati a Betlehem quando abbiamo ricevuto lo Spirito. È là che ci è stato dato il primo appuntamento. Prima che a Pentecoste, noi ci siamo radunati a Betlehem. Ci siamo inginocchiati davanti al bambino offerto da Maria, nostra madre. Ritorniamo a Betlehem.
guardiamo chi va a Betlemme, perché non tutti sono disposti a tornare a Betlemme. Ce l'ha detto il profeta Geremia: fermatevi. Ci sono quelli che si fermano e quelli che non si fermano. Chi non vuole tornare a Betlemme procede oltre. Noi non ascolteremo. Noi andremo dritti per la nostra strada. Cavalcheremo i nostri cavalli e le nostre asine bianche. E allora ecco il profeta dice quello che avverrà per loro, la rovina. Ma per noi che ci siamo fermati, per noi viene scritto un libro di memoria. Noi siamo i timorati di Dio. Questa sera i timorati di Dio si radunano qui, si sono fermati qui per ascoltare le parole del libro che viene scritto, per fare ancora memoria di quello che è avvenuto e con questa memoria procedere per la via che Dio ci segnerà. Chi viene a Betlemme? Non tutti. Sono passati di qui 3.000 uomini e donne. 3.000. Qui siamo 200. Un numero sparuto. Gli altri sono altrove. Alcuni sono partiti per il cielo, altri sono nei gruppi ad animare, altri sono altrove. Noi siamo qui, i timorati di Dio. Abbiamo sentito lo squillo di tromba. Siamo qui per fare memoria. Noi siamo come quelli che guardano il cielo. I pastori guardavano il cielo, vegliavano nella notte e hanno la fortuna di sentire gli angeli e di avere l'avviso: andate a Betlemme, ritornate là, là vi è nato il Salvatore. Noi siamo di quelli che hanno guardato come i magi il cielo e hanno visto la stella e l'hanno seguita. Per qualche momento la stella è sparita, perché a Gerusalemme spariscono le stelle. A Gerusalemme c'è Baccano, c'è il re Erode, ci sono gli anziani sacerdoti, scribi, farisei, c'è commercio, bacano, la stella non si vede più. Beati noi se usciamo da Gerusalemme, rivediamo la stella con i magi. Ecco, noi abbiamo rivisto la stella, uscendo per un momento da Gerusalemme, dove c'è il bacano. E la stella si è posata a Betlemme e siamo qui. Questa sera, come i pastori e come i magi, siamo qui, ai piedi di Gesù, offerta da Maria. Siamo qui per imparare e per scrivere una memoria nella nostra vita. I pastori ritorneranno, ma porteranno la lieta notizia
nel mondo ebraico. I magi ritorneranno, per altra strada nelle loro regioni e annunceranno quanto hanno veduto. Ma si parte da Betlehem. E allora per un momento noi siamo ai piedi di Gesù. L'incontro con Gesù. E l'incontro col bambino Gesù. Quel bambino piccolo nel grembo di una donna. Il creatore del mondo, il quale ha voluto deporre dai troni i potenti, annullata la potenza umana e nell'umiltà più profonda si presenta all'uomo, umilio se stesso. All'ingresso in questo mondo, egli disse: Padre, son venuto per fare la tua volontà. Un corpo mi hai dato perché io te lo offra. Le orecchie mi hai forato perché io ascolti la tua voce. Ecco, Dio ci si presenta a noi nell'umiltà e nell'obbedienza. Nell'umiltà e nell'obbedienza ci si presenta Giuseppe, che è là. Nell'umiltà e nell'obbedienza ci si presenta Maria, nostra madre. Un viaggio il suo, da Nazareth a Betlehem, un viaggio faticoso. Non meno di 10 giorni, in quelle condizioni, 130 chilometri di strada, una donna incinta. Ma perché? Per l'obbedienza alla legge, alle leggi di Dio. C'è il silenzio di Dio. Dio tace. Bisogna andare avanti nel silenzio di Dio. Ma perché? Diceva Maria. Perché tutto questo? Perché si adempisse la parola detta da Dio che l'Emanuele sarebbe nato a Betlehem. E Maria va. Un disastro. Affannosamente Giuseppe cerca un alloggio, non lo trova. Dio tace, non dà un aiuto né a Giuseppe né a Maria. Si illude di trovare alloggio. Ma ogni illusione diventa una delusione. Finalmente trovano un posto, così, in una grotta. Dio tace. C'è il silenzio di Dio. C'è l'umiliazione di Maria. L'umiliazione di Giuseppe. Giuseppe rifiutato. Maria rifiutata, Gesù rifiutata dagli uomini. L'ingresso di Gesù nel mondo è un ingresso in cui il mondo rifiuta Gesù. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Non dobbiamo dimenticare questo, perché per affrontare il grande viaggio bisogna che noi lo affrontiamo nel grande rifiuto del mondo.
nel silenzio di Dio, cioè nella fede. Maria è sostenuta dalla fede. Quando nel silenzio della notte il Verbo di Dio nasce, c'è silenzio nella grotta. Noi ci raffiguriamo gli angeli attorno alla grotta, no. Sulla grotta c'è silenzio. Dentro la grotta c'è freddo. Gli angeli vanno a visitare i pastori a 2 chilometri d'aria dalla grotta. L'angelo che annunzia ai pastori è a 2 chilometri di distanza, ma sulla grotta silenzio, buio, notte. Così nasce il Dio del cielo. Nel silenzio, nell'umiliazione più profonda, perché questa è la volontà di Dio. Questo è il punto di partenza, l'abbandono alla volontà di Dio. Nel rifiuto di tutto ciò che è mondano. Gesù è lì adesso, sulle braccia di Maria. Maria ci parla di purezza e di povertà. Ecco allora le 4 colonne su cui poggia il bambino e in cui nasce la nostra vita carismatica. Umiltà e obbedienza, purezza e povertà. Maria era tutta pura, Giglio immacolato. E il profumo di Dio. Gesù nasce in una stalla dove abitano i buoi animali. Maria era tutta pura e il profumo di Dio. Purezza immacolata. Non c'è mobilio nella grotta, non c'è niente, povertà assoluta. Così Dio vuole che nasca suo figlio, per insegnare agli uomini la via della povertà, che è la via radicale per giungere alla libertà. Per mantenere la libertà. Ecco allora il quadruplice sentiero che si staglia davanti a noi, sentiero dove sono scritte queste 4 parole, umiltà e obbedienza, purezza e povertà. Queste 4 parole, umiltà e obbedienza, purezza e povertà. Maria ci consegna Gesù. Così è Gesù, mio figlio. Io ho un figlio umile e obbediente, che mi ha insegnato ad essere umile e obbediente. Io ho un figlio puro e povero, che mi ha insegnato ad essere pura, ad essere povera. C'è da rimanere sconcertati
perché c'è il capovolgimento dei valori umani, capovolgimento dei valori umani. Ora, all'inizio del nostro cammino c'è il capovolgimento. Finché non c'è il capovolgimento dei valori, questo cammino non sarà un cammino in Cristo Gesù. Finché noi non abdichiamo alla superbia di Erode, dei sacerdoti, degli scribi, e non spostiamo l'umiltà, il nascondimento, nel silenzio più profondo, nella fede in Dio, finché noi non accettiamo l'obbedienza totale a Dio, nel silenzio di Dio, senza discussioni, perché così, finché noi non accettiamo la purezza come norma di vita, la povertà radicale come norma di atteggiamento interiore, nel distacco totale dalle cose, il nostro cammino non potrà essere il cammino di Cristo, cioè il cammino nostro in Cristo e il cammino di Cristo in noi. Ecco allora che dobbiamo rivedere le nostre situazioni personali, le nostre situazioni comunitarie. Ognuno di noi deve esaminare se la sua vita poggia su queste quattro colonne, se io cammino per questi quattro sentieri, quattro corsie di un'unica via, la via Cristo, la via dell'umiltà e dell'abnegazione, la via dell'obbedienza assoluta, senza spiegazioni, nel rifiuto degli uomini e del mondo, la via della purezza assoluta, la via della povertà radicale, come sentimento, come atteggiamento interiore. Allora la strada non è questa. La strada che dobbiamo imboccare, su cui ci dobbiamo informare, è questa. È la strada di Cristo. Questa è la strada, percorretela. Ognuno di noi è invitato ad esaminare la propria strada. Cammino io nell'umiltà, nel nascondimento? Io vivo di fede anche nel silenzio di Dio? Io cammino nell'obbedienza assoluta al comando del Signore, alle prescrizioni che mi vengono anche da potenze straniere. Cesare Augusto comanda e Maria e Giuseppe obbediscono. È Dio che comanda attraverso Cesare Augusto, un povero pagano messo là sul trono, ma è Dio. Cammino io nella via dell'obbedienza, o discuto, o giudico, o faccio da me. Maria abdicò alla sua volontà umana, e anche Giuseppe abdicò alla volontà umana, e Gesù vuole nascere a Betlemme, obbediente,
obbediente al Padre, obbediente alle autorità umane, perché ogni autorità viene da Dio, che non è disposto all'obbedienza, non ha conosciuto Cristo e non può essere di Cristo, appartiene al maligno, è idolatra, come è detto nelle Scritture. La via in Cristo è via di purezza, non è ammesso nessun compromesso in materia, perché la legge di essere in Cristo Gesù è legge di purezza. Tu sei tempio di Dio, sei consacrato a Dio, e se tu profani il tempio, Dio distruggerà te. C'è minaccia di distruzione, perché distrugge il tempio di Dio o lo profana. La tua strada è strada di povertà, nel senso evangelico. Cioè noi non poggiamo su valori umani, non cerchiamo il successo, è una ricchezza. Non cerchiamo il piacere, è una ricchezza. Non cerchiamo il denaro, è una ricchezza. Siamo poveri perché vogliamo essere liberi. È la via della libertà, della dipendenza da Dio, il quale, come provvede agli uccelli del cielo e ai fiori dei campi, provvederà anche a noi. E allora ognuno di noi deve esaminarsi se la sua strada è una strada che passa per l'umiltà, per l'obbedienza, per la purezza, per la povertà. Informatevi circa la strada. Questa è la strada buona. Percorretela. E Gesù, che ce lo insegna, capitolo 30, Isaia. Avrete, come Giuseppe e Maria, il pane della tribolazione e l'acqua dell'afflizione, perché è il sacrificio che io voglio. Ma udrete la voce del Maestro, lo vedrete, egli vindica la strada, questa è la strada buona, percorretela. Direte ai vostri idoli, d'oro d'argento, fuori, fuori, l'idola della superbia, dell'altericcia, fuori, l'idola della disobbedienza, del protagonismo, del fare da sé, dell'affermazione personale. Fuori l'idolo di ogni impurità, fuori l'idolo di ogni attaccamento alle cose di qua giù, ai posti, ai carismi, alle cose materiali. Fuori, questa è la strada è Gesù. Gesù umile, obbediente, puro e povero. Questa è la mia strada personale. È per questa strada che io devo rinnovare la mia vita. Questa è la vita nuova, instaurata da Cristo. Questa è la via del ritorno all'Eden,
da cui siamo partiti, da cui siamo state estromesse dopo il peccato. La via del ritorno passa attraverso l'umiltà, l'obbedienza, la purezza e la povertà. E adesso facciamo memoria della vita del gruppo. Vogliamo interrogarci sulla vita del gruppo, noi anziani, nel nostro gruppo. C'è il culto di queste quattro virtù? La nostra strada, la strada per cui cammina il gruppo, è la strada dell'umiltà o la strada dell'altericcia? È la strada dell'obbedienza o la strada del libertinaggio, del protagonismo? È la strada della purezza o la strada dove c'è di tutto? È la strada della povertà, oppure Mammona si è infiltrato, si infiltra nei nostri gruppi? Ci sono degli idoli nel nostro gruppo? Ci sono strade perverse o trasversali? Ecco, allora bisogna restaurare la strada. Bisogna che noi riportiamo il gruppo per la strada giusta. E dobbiamo fermarci. Fermatevi. Bisogna che noi ci fermiamo per riflettere. Ecco allora il seminario. È un momento in cui ci fermiamo. Ci fermiamo per esaminare come le acque di Meriba. C'è in mezzo a noi Dio, sì o no? E questa è la strada buona, sì o no? C'è qui veramente l'umiltà, c'è l'obbedienza, c'è la purezza, c'è la povertà, sì o no? Perché in ogni caso dobbiamo prendere la strada buona. Dobbiamo fermarci e non andare oltre. Chi vuole andare oltre vada pure, come dice qui il profeta. Qui è detto, fermatevi. Ma essi risposero, noi non ci fermeremo. Prendete questa strada, risposero, non la prenderemo. Le sentinelle hanno gridato, fate attenzione allo squillo di tromba. Dissero, noi non ci baderemo, continueremo per la nostra strada. E allora il gruppo deve fare attenzione. Nel gruppo debbono rimanere quelli che sono disposti a camminare per questa strada. Potranno essere 10.000, come al tempo di Gedeone. E Dio potrà anche dire, sono troppi. Si possono ridurre a 1.000. E Dio potrà dire, ancora non ci siamo. Portare al fiume. Potranno ridursi a 300. Ci siamo. Con 300 ce la faremo contro 30.000. Perché quei 300 portano la fiaccola nascosta sotto la pentola. Portano la tromba che deve suonare contro i nemici di Dio. E Gedeone vince con 300. Non nella moltitudine il Signore, dice, non nei destrieri nei cavalli, ma il Signore è con gli umili e gli oppressi.
e sono questi che sconvolgeranno gli uomini, abiteranno le città distrutte, sconfiggeranno i nemici. Dio ha bisogno di questi uomini, ha bisogno di uomini umili, obbedienti, puri, poveri. Un drappello di uomini puri, poveri, umili, obbedienti. Questo deve essere il gruppo che deve camminare con il Signore. Andiamo a Betlehem e ripartiamo di là. Ripartiamo di là come i magi, per una strada diversa, quella segnata dallo Spirito, con la fiaccola della fede dentro il nostro cuore, e camminiamo sicuri che Dio è con noi. Faremo esperienza di Dio, riavremo lo stupore dei bambini, vedremo le meraviglie del Signore, perché Dio si rivela agli umili, ai poveri, agli obbedienti, ai casti, beati puri di cuore, perché vedranno Dio, beati i poveri, perché di questi è il regno dei cieli, beati gli umili, i miti, perché possederanno la terra. Perché attraverso l'obbedienza di Cristo rientreranno all'Eden. E allora, fratelli e sorelle, questa sera noi dobbiamo fare memoria e ricordare le meraviglie del Signore all'inizio del nostro cammino. Avevamo Gesù in mezzo a noi. Forse abbiamo perduto di vista Gesù. Eravamo fanciulli, eravamo bambini come il bambino Gesù. C'era lo stupore degli inizi, la gioia delle meraviglie di Dio. Quante meraviglie, quante esperienze. Diceva Paolo ai Galati, o insensate Galati, tante esperienze le avete fatte in vano. Quante esperienze di Dio. Non discutevamo sull'esperienza, ma vivevamo l'esperienza. Ed era una grande gioia. Ci amavamo come i bambini, giocavamo. Non c'erano né grandi né piccoli, né uomini né donne. C'era un popolo nuovo che era nato a Betlehem. Un popolo nuovo partorito da Maria, nostra madre. Così siamo partiti. Siamo partiti cantando, vedendo le meraviglie di Dio. Ci siamo immersi nell'acqua, abbiamo sperimentato l'acqua che scendeva dal cielo, la prima esperienza carismatica. Abbiamo cominciato a camminare, poi a poco ci siamo raffreddati, ma la fiamma è rimasta dentro di noi. C'è uno in mezzo a noi che cammina con noi. La fiamma non è spenta,
C'è Cristo che cammina con noi. C'è Maria che cammina con noi. Per cui non siamo soli in questo cammino. Si tratta di riscoprire il volto di Cristo, riscoprire il volto di nostra madre. Si tratta di rivedere gli occhi di Cristo, gli occhi di nostra madre, e proseguire il cammino, imperterriti, nella sicurezza che c'è Dio che ci conduce, che c'è il pastore davanti a noi, il pastore delle pecore. E dobbiamo adesso guardare a Lui. Qual è il male nostro? Se male c'è stato in noi, che ci siamo guardati tra di noi, che abbiamo guardato le opere degli uomini o alle opere del maligno, non abbiamo guardato a Cristo e alle opere di Cristo. E adesso l'esortazione che io voglio fare in questa breve introduzione è guardare a Gesù, gli occhi fissi su Gesù, gli occhi fissi su Maria nostra madre, per ripetere in noi gli atteggiamenti di Gesù, gli atteggiamenti di nostra madre, e camminare, camminare uniti per la strada che Dio ci ha segnato, è la strada buona. Chi vuole deve camminare per questa strada, chi non vuole vada pure avanti per la strada che ha intrapreso. Ma quello che avverrà è detto qui nel profeta. Ecco, ascolta dunque, o terra, ascolta, o assemblea, e sappi questo. Io mando contro coloro che non vorranno camminare la sventura, il frutto dei loro pensieri, perché non hanno prestato attenzione alle mie parole e hanno rigettato la mia legge. La strada di coloro che non vogliono seguire la strada di Cristo è una strada che non ha sbocco, perché è una strada in cui si incontreranno i nemici distruttori. Questo è l'annunzio che dà il Signore. E allora, se vogliamo non essere distrutti, fermiamoci. Rientriamo tutti nella strada maestra, che è Cristo, e camminiamo con Lui per questo sentiero luminoso, condotti dallo Spirito. Camminiamo nella fede e nell'amore. Nella fede in Cristo Gesù. Nella fede in Dio. Camminiamo nell'amore tra di noi, uniti, compatti, tenendoci per mano. Guardiamo a Dio e tra di noi ci sia unione di mente, di cuore e di vita. Allora il nostro cammino sarà fiorito, allora il gruppo si rinnoverà, allora noi vedremo ancora le meraviglie di Dio. Ancora questo gruppo sarà un gruppo fecondo. Sarà un gruppo in cui non ci sarà più sterilità, perché, dice il Signore, io darò un seno non più secco, un grembo non più sterile. Perché il castigo dato ai gruppi che non segue la strada del Signore e quelle che dice il profeta Osea. Cosa darà il Signore come castigo? E dice un seno infecondo e un petto sterile, cioè senza latte. Ma noi vogliamo avere un seno fecondo,
un petto pieno di latte per dare il latte ai figli che Dio ci darà. E allora la strada da percorrere è questa, quella segnata da Cristo Signore. Questa sera sostiamo a Betlehem e ripartiamo da Betlehem portando negli occhi Gesù, povero, umile, puro e obbediente. Partiamo con questa luce dentro di noi. È Dio che ci accompagna ed è Maria nostra madre con noi. Amen. Nessuno è perfetto, ma è un cammino. Perché cosa è successo all'inizio del cammino? Dio ci ha dato un'esperienza carismatica, diciamo un'esperienza di ordine mistico, grande, bellissima, una grazia straordinaria per camminare, però questa grazia era una grazia impegnativa, come la fede. La fede è un dono, ma la fede è un impegno, è un dono di Dio. Senza questo dono non possiamo andare avanti, però è un impegno a operare secondo la fede. Nell'effusione cosa abbiamo ricevuto? Un'immensa grazia divina, un dono meraviglioso, un risveglio potentissimo del patrimonio battesimale. Ma adesso si tratta di impegnarci in questo nuovo cammino in cui il Signore ci ha messo. E allora ecco la vita ascetica. Abbiamo avuto una grazia di ordine mistico, di ordine superiore. Dio ci ha fatto gustare i doni celesti, ci ha dato tutto in mano per poter camminare, ma adesso dobbiamo essere noi a sfruttare questa esperienza e a camminare. Ed è quello che non è avvenuto in ciascuno di noi, cioè corriamo il rischio di avere sciupato il patrimonio di Dio. È come quel re che diede 10 talenti. Noi abbiamo ricevuto 100 talenti. Il Signore ci ha dato, eccoti qua, ti metti in mano 100 miliardi. Traffica, cammina. E noi cosa abbiamo fatto? Ah, 100 miliardi. Siamo andati qua a mangiare, non mangio questo. L'abbiamo spreparato. Poi può anche verificarti questo. Ossia, noi abbiamo un impegno a camminare. Dio ci ha dato così il primo impulso, ma adesso devi essere tu a camminare giorno dopo giorno, faticosamente, perché il cammino è un cammino in salita. Un cammino in salita. E bisogna camminare faticosamente, combattendo contro i tre grandi nemici che ci impediscono il cammino. La carne che è dentro di noi, il mondo che sta attorno a noi e il nemico, Satana, che veglia su di noi. Oggi il maligno non voleva questo seminario ed è arrabbiato, sapete, è arrabbiato e ne farà di tutti i colori anche fino a stasera per confondere le idee, perché è arrabbiato. È una delle manifestazioni del maligno, non è questo soltanto. Ma dobbiamo combattere seriamente contro i tre nemici. La carne che è dentro di noi e urla. Il mondo che è attorno a noi e ci preme. E il maligno che ci insidia. Ma noi forti, dalla grazia di Dio, la grazia dell'effusione, con tutti quei doni celesti che abbiamo ricevuto, cammineremo per questo quadruplice sentiero, per queste quattro corsie che segnano il cammino della strada maestra, la strada che è Cristo. Bene. Ora i carismatici, se predicano e non praticano, non sono carismatici. Dobbiamo predicare e praticare, mettere in pratica quello che diciamo. Per cui la povertà
significa sobrietà, essere sobri, non sfoggiare. La povertà in tutto è un atteggiamento, un certo distacco dalle cose e dipendenza da Dio. Il povero chi è? Chi dipende da Dio, suo padre, chi si affida a Dio, non confida nelle cose della terra e non cerca le cose della terra. Userà delle cose della terra, ma non si attaccherà alle cose della terra. Questo è lo spirito di povertà. È la cosa più difficile, ma è quella che chiamiamo la via regia, è la via della libertà. Può sembrare che l'obbediente sia uno schiavo, perché l'obbedienza a Dio, ma è l'obbedienza alla legge di Dio, l'obbedienza a coloro che rappresentano Dio. Per cui abbiamo tre piani. Primo, il piano della fede, obbedienza a Dio, ai comandamenti di Dio, cioè alla volontà di Dio. Poi l'obbedienza a tutte le prescrizioni che Dio ci dà. Poi l'obbedienza a coloro che ci comandano nel nome di Dio, che rappresentano Dio. E qui alle volte è difficile non guardare tanto la persona quanto l'autorità di Dio che risiede in quella persona. Questa è l'obbedienza. La via dell'obbedienza è la via regia, la via di Cristo. Come è scritto? Come per la disobbedienza di uno solo tutti siamo stati costituiti peccatori, così per l'obbedienza di uno solo tutti siamo stati costituiti giusti. Ed è attraverso l'obbedienza, ossia entrando nell'obbedienza di Cristo, tutti entriamo nella via della salvezza. Ossia noi ci salviamo entrando nell'obbedienza di Cristo, il quale non fece la sua volontà, che era pure quello di Dio fatto uomo, ma la volontà del Padre. Padre, non si faccia la mia volontà, ma la tua. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. E chi sono i miei fratelli e le mie sorelle? Coloro che fanno la volontà di Dio. Non chi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi farà la volontà del Padre mio. Ecco, fare la volontà di Dio. Non fare di testa propria. Ricordate quando Saul non volle aspettare Samuele, profeta, quale aveva detto aspetta me per il sacrificio. E lui, dovendo ingaggiare battaglia, voleva offrire un sacrificio prima della battaglia. Ma Samuele aveva detto il sacrificio lo faccio io. E lui disse che Samuele, Samuele, salì all'altare e fece il sacrificio. E allora venne Samuele e disse, ecco, non sai che Dio vuole più l'obbedienza che il sacrificio? E che disobbedire è terafim, significa, è idolatria, immolare gli idoli, perché si immola a Dio dalla propria testa, dalla propria persona. Il vero cristiano è colui che non ha testa per comandare. La sua testa è Cristo. Sapete cosa dicono i benedettini? Celiando. Il vero benedettino è un uomo che è formato di anima, di corpo e padre abate. Anima, corpo e padre abate. Cioè, ha il suo corpo, ha la sua anima, però ha la testa e le fa abbattere. Questo è proprio che dice lui. L'umiltà, e l'umiltà è, c'è un discorso lunghissimo sull'umiltà. Ci sono i 12 gradi dell'umiltà, secondo io, i padri spirituali, ma almeno i 3 gradi di umiltà bisogna averli.
c'è l'umiltà oggettiva e l'umiltà soggettiva. È importante quella oggettiva. Quella soggettiva pure, è chiaro. Qual è l'umiltà oggettiva? Colui che è tanto umile da essere sottomesso a Dio nelle cose gravemente comandate. Colui che non fa peccati mortali, quello è veramente umile, ossia oggettivamente è sottomesso alla volontà di Dio nelle cose gravi. Secondo grado, è sottomesso anche nelle cose piccole prescritte. Terzo grado, quando è sottomesso anche ai desideri di Dio. Dio lascia libero, ma Dio desidererebbe questo, è sottomesso ai desideri di Dio. Allora oggettivamente veramente umile, ossia accettare Dio. Il vero umile cosa fa? Accetta Dio come verità della sua mente, perché c'è l'obbedienza a Dio, cioè l'umiltà verso Dio, l'umiltà verso gli altri e l'umiltà verso se stesso. Questi tre parametri nei riguardi di Dio e accettare Dio, no, cioè verità unica della mia mente, pensare come Dio, sentire come Dio, unico amore, agire come Dio, unica operazione. E allora chi dà al Signore la mente, chi dà il cuore, chi dà così la vita a Dio, questo è veramente umile, sottomesso a Dio in tutto, nel pensiero, nel cuore e nelle opere. L'umiltà verso gli altri qual è? Verso gli altri, quello è umile. L'umiltà non è tanto dirsi umile e neanche sentirsi umile, questo è il sentimento, quanto essere umili. Perché c'è una differenza tra dirsi umile, sentirsi umili ed essere umili. Possiamo essere ingannati noi, io apparire che sono umile, oppure io sento di essere umile. Il sentimento non è il termometro sicuro, ma essere umili. E come tu sei umile? Quando tu, primo grado, quando tu preferisci gli altri a te stesso. Preferire gli altri a te stesso. A questo primo grado ci arriviamo oggi. Non siamo di qua. Perché ognuno cerca di arrangiare. Ognuno cerca di stare al suo posto, io l'ho fatto affare mia. Poi, invece, preferire gli altri a se stesso. Va bene? E cioè, stimare se stesso, stimare se stesso al di sotto degli altri. Non abbiate nessuna stima, ossia una opinione molto alta di voi stessi, ma considerate piuttosto gli altri. Cioè col mio pensiero io stimo più gli altri che me, credo che gli altri sono migliori di me. Poi, secondo grado, essere contenti quando gli altri ci stimano peggiore degli altri. Ecco qua, essere contenti. Così dice l'imitazione di Cristo, ama, ne sciri e ti pronicli a reputare, cioè ama di essere sconosciuto e reputato per nulla. Va bene? Terzo grado, quando io faccio del tutto e sono contento e faccio del tutto perché io sia l'ultimo in mezzo agli altri e faccio del tutto e sono contento, quando sono riconosciuto dagli altri come l'ultimo, e allora
quando io sono riconosciuto agli altri come l'ultimo, e allora sono a posto, ma ci avviciniamo. Qui vedete quanto manchiamo noi, e siamo all'ABC della perfezione. Ecco perché siamo indietro, 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 e andiamo indietro come curdare. Perché ci crediamo qualcuno, cerchiamo di andare avanti. Tante volte i carismi sono la nostra rovina, perché ci qualificano e noi ci crediamo qualcuno. A volte la bella preghiera è la nostra rovina, perché ci crediamo qualcuno, qualche cosa. San Francesco, umile per esempio, ecco un esempio di umiltà, San Francesco chiamò frate Bernardone, cioè il suo confessore era, e gli disse: passami sopra, frate Leone, e sputacchiami. E di così, così merito di essere calpestato Francesco, figlio di Pietro e Bernardone. E dovette obbedire, ed era contento perché era stimato per nulla, era contento. Quando San Domenico così evangelizzava, prima di entrare in una città, si metteva in ginocchio e piangeva. Signore, ti prego, abbi pietà di me. Non castigare gli abitanti di questa città per i miei peccati. Chi lo sa se entrando in città, tu vedendo i miei peccati, castiga tutti gli abitanti. E piangeva, supplicava il Signore perché per i suoi peccati non castigassi gli abitanti di quella città. Ma invece entreremmo così belle, trionfante, coraggio. Sono io. Oppure, come si fece a San Giovanni da Capistrano. San Giovanni da Capistrano era un grande santo, era ambasciatore, era un grande santo francescano, e entrò all'Aquila e tutta la gente cominciò a battere le mani, dice: è venuto il santo, è venuto il grande predicatore. E lui si mette in confusione: come si fa qua ora? Come si fa? Tutti mi stimano qualcuno, mi stimano santo, ma io santo non ci sono. E allora chiamò il uno nella sacrestia, dice: vorrei una tabella di cartone, una carta pergamena, bella grande, 1 metro, e poi 2 bacchette. E così scrisse, fece un cartellone così, e ci scrisse i suoi peccati, tutti i peccati che aveva fatto. Poi chiamò un bagnatore da tempo, qua campana, e 4 ragazzine che portavano il tabellone. E poi lui si mise il tabellone dietro le spalle, e un bagnatore doveva dire così: venite, cittadini, e vedete i peccati che ha fatto. Ecco, frate Giovanni da Capistrano, ecco, venite e vedete quali peccati ha fatto. Per cui tutta la gente correva e vedeva e leggeva tutti i peccati che aveva fatto. Ora, uno di noi farebbe questo. Guai se uno dice così: io sono galantuomo, quando mai? Vedete come siamo fuori strada. Siamo superbi. Guai quando qualcuno ci tocca, saltiamo in aria. Perché abbiamo superbia incarnata. Guardate che strada di umiltà. Guai quando non c'è né obbedienza, né umiltà, né castità, né povertà. E allora, affrettata è fatta. Dobbiamo rivedere la nostra vita personale e la vita del gruppo. Dobbiamo purificare il gruppo, non buttando le persone, ma buttando i peccati fuori. Le persone restino nei peccati fuori,
dobbiamo purificarci, cominciando da noi, da noi. Il discorso è lungo, figlio mio. C'è la purezza della mente, la purezza del cuore, la purezza delle opere. C'è la purezza giovanile, la purezza vedovile, c'è la purezza così matrimoniale. Sono tante gradi, ossia ognuno deve vivere nella castità, nel rispetto del corpo, perché il corpo del Signore è usare il proprio corpo nel Signore. Chi è sposato usi il proprio corpo nel Signore, chi non è sposato usi il proprio corpo nel Signore. Questo è l'obbedienza e l'umiltà. Quando c'è l'umiltà c'è tutto. Cosa diceva Sant'Agostino? E chiudiamo con questo, perché poi io c'ho tante cose da fare. Sant'Agostino diceva: tu mi vuoi domandare qual è il fondamento della santità? E io ti dico l'umiltà. Se per una seconda volta tu mi domandi: ma qual è il fondamento della santità? Un altro fondamento? E io ti rispondo l'umiltà. E se tu per la terza volta mi domandi: ma dimmi veramente quale altro fondamento c'è per la santità? Io ti dico l'umiltà. E poi continuo a dire: quoties interrogaveris, toties dicam tibi humilitate. Cioè, tutte quelle volte che tu mi domanderai, altrettante volte ti dico umiltà. Per cui chi pratica l'umiltà nel senso più profondo della parola, già è santo. Non c'è bisogno di praticare altro. Tutte le cose, le altre cose verranno. Perché? È troncare l'uomo vecchio e fare germinare l'uomo nuovo.